Allora, ciao amici, oggi è il 15 di marzo, sono le 14:25, siamo nella pausa tra la prima chiama per l'elezione del Presidente della Camera, la seconda e la terza, perché già si sa che questa sera non si arriverà a meta. Questo perché il partito di maggioranza, la coalizione di maggioranza assoluta che è PD, SEL, la lista Crocetta, mi pare una cosa del genere, ha deciso di votare scheda bianca e poi andare a domani, rimandare a domani il voto. E a quel punto far valere i suoi numeri. Non so che genere di accordi faranno, con chi li faranno, noi rimaniamo a votare i nostri, come abbiamo sempre detto. Alla prima chiama abbiamo avuto 108 voti per Roberto Fico, che è il nostro candidato presidente, su 109. Vorrei poter dire che ne so, qualunque cosa, la verità è che non sono 109 su 109 perché qualcuno di noi, preso dall'emozione, ha scritto Raffaele Fico anziché Roberto Fico, però insomma vuol dire che comunque il gruppo c'è e, come abbiamo sempre detto, voteremo uniti il nostro candidato. La valutazione sulla giornata è un'enorme perdita di tempo e di soldi dei contribuenti. Un passaggio così delicato come può essere l'elezione di una delle cariche istituzionali più importanti dello Stato poteva avvenire in una trentina di minuti, anche se i partiti non raggiungono l'accordo. Bastava fare la scelta, presentare ogni forza il suo candidato e procedere a votazioni. I sistemi elettronici per votare ci sono, quindi diciamo che in 30 minuti si poteva fare quello che adesso verrà effettuato più o meno in un giorno e mezzo. Noi siamo qui, ovviamente siamo presenti, siamo lautamente pagati dai cittadini per essere qui e qui saremo, siamo stati anche tutti presenti durante le operazioni di scrutinio e rimarremo in aula mentre tutti gli altri sono fuori a farsi intervistare dai giornalisti e siamo qui per compiere il nostro dovere. Oggi purtroppo, tra virgolette, è questo, vorremmo essere più operativi e andare direttamente a lavorare suddivisi per commissioni e per giunte. Purtroppo il regolamento della Camera al momento prevede dei tempi, che sono questi tempi che vi abbiamo detto e che sono veramente uno spreco di soldi pubblici enormi. Abbiamo fatto un conto che più o meno la sola giornata di oggi, solo di stipendio giornaliero completo lordo dei 630 parlamentari, quindi senza considerare le spese della struttura, le spese degli assistenti parlamentari, le spese dell'elettricità, sono più o meno oggi questa giornata, questo scherzetto ci costa più o meno 420 mila euro. Una follia. 420 mila euro che potevano essere spesi per andare a lavorare su progetti concreti per il paese. Cercheremo di cambiare questo modo di fare le cose. Per ora dobbiamo seguire il regolamento. Noi siamo ovviamente rispettosi, ossequiosi delle regole e ci pieghiamo, anche se ovviamente il tempo vola e il paese continua a camminare sull'orlo del baratro, però insomma inizieremo a lavorare e a faremo di tutto quello che potrà essere all'interno delle nostre facoltà per riuscire a cambiare questo modo di far politica, a iniziare a lavorare veramente sul serio per il paese. Questo è l'aggiornamento delle 14:25, ci rivediamo stasera. Ciao!